Ciao ragazzi, oggi vedete il mio giardino in una veste un po' diversa. Indovinate un po', oggi è il nostro anniversario di matrimonio, mio e di Davide. Come potete immaginare, rinnoveremo i voti. Lì ci sono le cucciole. E nel nostro giardino abbiamo deciso di fare questa cosa alla quale teniamo tantissimo. Lulu che se ne va nel box. Allora, io sono su il tappeto verde. I miei piedini. Non vi faccio vedere altro perché veramente, ragazzi, credetemi, sono scena. Ho scena. Allora, qui c'è l'altare. Abbiamo fatto questo tavolo e sarà l'altare per la nostra messa. E queste sono le sedioline dove ci siederemo io e Davide. Lì ci sarà Don Salvatore, il nostro padre spirituale. E qui ci saranno Sofia e Lulu che serviranno messa. Qui è l'angolo musicista. Lo zio di Davide suona e ci farà l'onore, appunto, musicista, ci farà l'onore di suonare durante la cerimonia, anche dopo. E qui abbiamo accantonato un po' tutti i nostri giochi, i giochi delle bimbe. Faccio vedere, vi do una panoramica migliore. Ecco qui, così abbiamo organizzato le sedute. Il dondolo abbiamo deciso che lo blocchiamo perché è un po' pericoloso. Dietro ci sono i muretti, quindi lo bloccheremo. E lì abbiamo messo i tavoli. Allora, sono dei tavoli che ho sistemato stamattina con mio padre e mia sorella, però abbiamo solo poggiato le varie cose, giusto per renderci conto quello che ci va, quello che non ci va. Allora, parliamo un po' di questo giallo che vedete. Allora, lì ci sono mia sorella, mio nipote e le mie figlie. Allora, perché vedete il giallo? Il giallo perché è il colore predominante, cioè il colore dei 10 anni di matrimonio. Non so se ve l'ho detto, noi festeggiamo 10 anni di matrimonio. E questo è un ringraziamento che ho deciso di dare agli ospiti. Abbiamo fatto i sacchetti. Faccio vedere, ho scelto le calle non perché io ami in particolar modo le calle come fiore, ma perché, scusate se l'inquadratura non viene bene, ma perché sono, le trovo molto fine, cioè perfette per questa occasione. E poi c'è il richiamo al giallo. Questo me l'ha fatto sempre uno zio, lo zio il musicista, che è un artista. E ha scritto 10 anni insieme, Agata e Davide, 6 agosto 2021. Ci siamo sposati 6 agosto 2011, quindi oggi facciamo appunto 10 anni. Sono le nozze di stagno. I sacchetti me li ha fatti una signora alla quale non mi ero mai rivolta, però li ha fatti veramente bene. Vi faccio vedere. Guardate che cura nei dettagli. Molto fine, mi è piaciuto tantissimo. E poi li ho inseriti qui, che alla cresima di mio cugino, visto che la mamma l'aveva inserita in queste porta, boh, porta tutto. E quindi ho inserito anch'io le bomboniere qui dentro. Mi era piaciuta molto l'idea. E poi queste sono le altre. Scusate un po' di confusione, ma i bimbi si sa. E poi questi sono i cestini che abbiamo preparato per le bimbe. Vogliono lanciarci i petalini di rosa, abbiamo scelto giallo e bianco. E questo è il cesto che avevo conservato per l'anno scorso le bimbe avevano fatto la datamina a un matrimonio. E quindi le avevo conservati e mi piaceva tanto l'idea di inserire i petali. Sono entusiaste, quindi le ho fatte contente. Qui c'è Sofia. Scemo. E poi qui ho semplicemente, vabbè, ci sono i miei genitori. E
Qui io ho semplicemente poggiato questa qui, questa fascia per dare il tocco sempre di giallo e ho poggiato solo e esclusivamente i piatti e le posate per capire i vari spazi. Mio nipote mangia i vari spazi, però mi sembra che con i tavoli penso che dovremmo farcela, nel caso ne aggiungeremo un altro. Invece sull'altare ho messo, vi faccio vedere. Invece dei fiori freschi ho preferito mettere questi perché fa troppo caldo. Questa è un'anfora di mia mamma, fa troppo caldo e non sarebbero durati. E quindi ho messo questa anfora che teniamo qui nel giardino. Tanto c'è anche il richiamo al giallo, poi nel giardino nel contesto sta bene. E poi ho deciso di utilizzare come cero questa candela che c'è scritto Speranza. Questa è una candela, è una bomboniera del matrimonio dei cugini di Davide. E mi è piaciuta tantissimo, proprio la scritta Speranza. E la utilizzo ogni volta che facciamo messa o qualcosa con la nostra equip. Poi vi spiegherò che cos'è la nostra equip. Non ve ne ho mai parlato, me lo chiedete, ma poi ve lo dirò. E l'ho messa qui perché mi piaceva l'idea. Poi, vabbè, Don Salvatore porterà un po' il tutto, quello che servirà. E poi, vabbè, immancabile. Immancabili i panni stesi, ovviamente verranno tolti. Questa è solo una bozza, è giusto per farvi vedere i preparativi. E poi non vi ho fatto vedere bene, bene tutti i particolari del nostro giardino. Questa è una fontanella. Tutti i fiori sono curati da mia nonna e mia mamma. Io praticamente non faccio nulla. Questa è la Madonnina, viene da Medjugorje. Poi mio papà ha fatto fare la nicchia e mia mamma al mare va a prendere tutte queste pietre. E poi qui c'è l'immancabile, il mio pozzo. Questo qua, come dico io, il pozzo dei miei desideri. Questo gliel'ho chiesto a mia mamma tantissimi anni fa e poi lei un anno me l'ha regalato, mi ha fatto contenta e me l'ha regalato. Adoro, adoro guardarla, guardarli. E questo qua, questa è la panoramica generale. Poi ovviamente vi farò vedere alcune, diciamo, il risultato finale. Ok? A Beh, le scarpe dopo. sono totalmente diverse. Sono già pronta, vi do lo spoiler del vestito turchese. E siamo qui. Lo scenario è sempre lo stesso. Lulu, fatti vedere. Però siamo eleganti, Davide. Dai, abbassati il colletto. Antonio, il nostro amico fotografo. E questo, andò, perdonami, ho preparato così poi il tavolo. Allora, si è aggiunto il bouquet e la torta. Scusa, andò. Allora, questo è lo zio di cui vi parlavo. Dobbiamo togliere ancora i panni stesi. E qui ha preparato la musica. Sofì! Manca, quanto manca? Guardate Davide quanto è elegante. Davide, aggiustati il colletto. Aggiustati il colletto.
nella vostra vita, sia vostro aiuto nella prosperità, conforto nel dolore e colmi la vostra casa delle sue benedizioni.